Buongiorno a tutti, allora, per una chiacchierata sullo sport, sul tennis ancora una volta, e abbiamo ospite graditissima Lisa Pigato. Buongiorno. Allora, oggi venerdì 17, sei scaramantica o... Ma per fortuna no, non tanto su queste Non cose. tanto, ok. Allora possiamo fare l'intervista. Sì, assolutamente. Ascolta, come stai passando questa quarantena? Tu addirittura l'hai cominciata forse prima degli altri, perché dal tuo ritorno da Casablanca, il torneo che non è terminato, poi praticamente non siamo più potuti uscire di casa. Per cui raccontami un po' cosa stai facendo e cosa succede nella tua vita in questo momento, come è cambiata la tua vita. Ma allora, è qualche settimana che appunto sono ferma e mi sto allenando a casa, parlo ovviamente, diciamo, a livello atletico, quindi faccio dei programmi, comunque sento spesso il mio preparatore atletico, sento comunque anche il mio mental coach, quindi diciamo che sto lavorando su delle cose che magari quotidianamente, magari, non so, posso trascurare un po' di più, ad esempio anche a livello atletico, magari sulla preventiva, sto facendo anche magari, non so, degli esercizi di respirazione, sto sentendo appunto, ripeto, il mio mental coach. Quindi diciamo che mi sto organizzando abbastanza bene la giornata da questo punto di vista. E poi ovviamente studio, quindi ho più tempo anche per dedicarmi allo studio. E inoltre sto sperimentando anche un po' in cucina. Quindi diciamo che comunque la mia giornata, nonostante io la debba passare a casa, è abbastanza piena, diciamo, sono molto attiva. Qual è il piatto che ti riesce meglio? Ma non ho un piatto in particolare, diciamo che sto un po' cucinando io anche, a volte cucino anche io per la famiglia, quindi, perché comunque mi piace. Quindi saranno contenti i tuoi genitori, insomma, che si sono trovati una cuoca aggiuntiva in casa. Sì, poi io cucino e poi mia mamma sistema tutto, però sì. Però, insomma, parte divertente la fai. Sì, dai, ho scoperto questa mia passione, diciamo. Cos'è che ti piace di più cucinare? Dai, dici qualcosa di Ma sfizioso che ti piace cucinare. no, secondi, primi, anche dolci, magari tipo che ho passato il compleanno di mio papà e mia sorella qui a casa. Pure anche per Pasqua, così mi sono data un po' da fare i fornelli, ho aiutato anche un po' mia mamma, questo. Bene. Ma cose molto semplici, cioè non adesso. Non da Masterchef, non siamo ancora pronti per No, ancora, Masterchef. dai. Ok. Ascolta, lo studio come va invece? Ma allora io faccio una scuola online tutto l'anno, no? Quindi diciamo che da quel punto di vista non è cambiato nulla, più o meno. Comunque ci sono sempre le lezioni, sono sempre uguali, quindi le video lezioni. E diciamo che ovviamente avendo la giornata un po' meno piena e passandola tutto il giorno in casa, posso magari dedicarmi appunto di più allo studio, comunque a seguire anche meglio le lezioni, a seguirne di più. Quindi diciamo che da quel punto di vista non è cambiato molto. L'unica cosa è che non si sa ancora per gli esami come si farà, perché a fine anno con questa scuola ci sono sempre gli esami, che sono più o meno i primi di giugno. E quindi niente, non si sa ancora. Quindi eri in qualche modo abituata anche alle lezioni online, quindi insomma, quello non è Sì, cambiato io molto in sostanza. guarda, no, non è cambiato nulla per me. Ascolta, allora tu hai lasciato, diciamo, quando il circuito si è interrotto, numero 722 WTA, ricordiamo per chi non ti conoscesse così bene, 16 anni, classe 2003. Il rischio adesso è che non si giochi ancora a lungo, forse qualcuno dice addirittura per tutto il 2020 e quindi tornare in campo nel 2021. Cosa significa per te questa pausa in questo momento che per te era molto importante, di grande crescita? Eh sì, mi dispiace un po' perché comunque da junior, nel circuito junior comunque stavo andando un po' meglio rispetto all'anno scorso e quindi magari stavo scalando un po' la classifica per poi giocare i tornei come gli Slam, che sono delle bellissime esperienze, appunto, sono proprio dei tornei diversi rispetto agli altri e sono speciali.
E poi dal punto di vista comunque anche della classifica VTA mi dispiace anche per quello, perché avevo preso una classifica tale comunque da permettermi di giocare anche ovviamente in qualificazione dei tornei un po' tipo come 25.000, quindi di approcciarmi un po' di più a quel mondo. E niente, mi dispiace per questo, perché comunque sentivo, cioè mi sentivo bene, mi sentivo in forma, stavo giocando bene, avevo delle belle sensazioni. Poi a me piace molto viaggiare, quindi andare in giro ai tornei per me è veramente bello, cioè lo faccio con molto piacere e non è assolutamente un peso stare lontana da casa. E quindi niente, mi dispiace soltanto un po' per questo, però vabbè, si sta a casa, poi ovviamente seguiamo comunque i nuovi decreti così e spero di rientrare al più presto almeno ad allenarmi per prepararmi. Senti, nell'ipotesi peggiore in cui non si possono giocare slam quest'anno, quindi si va dal 2021, hai già magari parlato con tuo padre, con il tuo staff, per prolungare un po' di più la carriera juniores anche al 2021, visto che potresti giocare un altro anno? Ma ancora non, diciamo che non abbiamo parlato di programmazioni, perché la programmazione di quest'anno era per l'appunto giocare comunque i tornei più importanti juniores come il Bonfiglio e gli Slam, per poi piano piano giocarne sempre di meno e iniziare a giocare più tornei VTA tipo $25.000. E diciamo che era questa la programmazione. Adesso per l'anno prossimo a sto punto non so, perché non so quando rientro, non so quando potrò prepararmi, allenarmi, quindi è ancora da stabilire. Senti, tu hai sempre detto comunque che gli slam anche a livello juniores sono appunto un'esperienza che è meglio fare tutto sommato, quindi immagino che siano ancora nei tuoi pensieri, per questo stavi giocando a livello juniores, quindi insomma giocare come hai già giocato peraltro Australian Open con ottimi risultati, anche Roland Garros e Wimbledon e US Open, sì, no? Uno dei motivi per cui uno gioca a tennis, non sbaglio? Sì. È proprio un bel ambiente, appunto perché stai davvero a contatto con i giocatori e anche con l'ambiente che effettivamente in un futuro vorrò vivere e che vorrò affrontare. Quindi è proprio una bella atmosfera, giocare lì è proprio bello. Qual è il più bel ricordo che ti sei portata dagli slam che hai frequentato finora? Il più bel ricordo magari anche di un incontro, di un giocatore con cui hai avuto modo di scambiare due chiacchiere, insomma. Ma diciamo che è tutto un bel ricordo, perché è proprio un ambiente diverso, cioè ti senti proprio trattato come un professionista, del tipo parlo veramente sia da, non so, dagli spogliatoi come dal campo in cui giochi, che hai tutti comunque i raccattapalli, i giudici di linea, è tutto perfetto, magari poi anche il pubblico, c'è tanta gente che ti guarda. Comunque vedi allenarti a fianco a te i professionisti, quindi diciamo che è proprio bello, diciamo che mi sono portata tutto dietro, proprio sono contentissima di questa esperienza. Quindi non c'è un campione che hai avuto modo di avvicinare più degli altri? Ho visto giocare a McEnroe, ci ho fatto anche la foto. Sì. E poi comunque sono stata a contatto veramente con tanti giocatori, sia in campo che in palestra, ad esempio. Quindi li ho visti un po' tutti nelle loro routine, nei loro allenamenti, come si allenano. E questo comunque è molto bello, mi ha fatto bene. Senti, tu tra l'altro un esempio molto importante, adesso ce l'hai molto vicino, ovviamente il tuo allenatore resta tuo padre, Ugo, però c'è anche Francesca Schiavone che è nello staff della Milano Tennis Academy. Sono seguita da Giacomo Radini e da mio Giacomo papà. Radini, esatto. Chiaro. Però diciamo che Francesca comunque è un po' il supervisore, comunque è nello staff della Milano Tennis Academy dove tu ti alleni, di conseguenza hai un esempio concreto di vincitrice di Slam molto vicino. Ti volevo chiedere cosa ti lascia il rapporto con Francesca e com'è stato andare in campo con lei, insomma quali sono le sensazioni, anche se tu quando lei vinceva a Parigi avevi 7 anni, quindi non so se avevi modo, insomma hai avuto modo di godertela dal vivo, però... È una campionessa importante.
È proprio bello passare comunque anche un po' di tempo in campo con Francesca perché ti dà tanto, davvero a livello comunque di carisma, di carica e ovviamente a livello anche tecnico. E è una persona molto, devo dire, è un bel soggetto, c'è cioè una persona particolare che ti può dar tanto. E non è per niente banale né in quello che dice né in quello che fa né come si comporta, quindi davvero mi dà molta carica, cioè è molto bello averla vicino comunque. C'è un consiglio particolare che ti ha dato vedendoti giocare, che tu hai recepito in modo particolare? Un consiglio particolare, ma adesso non è che mi venga proprio in mente una frase in particolare. Però comunque mi dice sempre che posso dar di più, cioè anche magari quando sono tanto stanca, quando comunque gli allenamenti sono pesanti, così non mi cioè lei non mi fa fermare mai, mi dice che posso andare ancora di più. Quindi diciamo che funziona un po' così. Ti spinge Oltre i sempre. limiti, no? Oltre i limiti, che è quello un po' che ha fatto lei nella sua carriera, insomma, tutti Esatto. dicevano che non sarebbe potuta arrivare, invece poi sappiamo dove è arrivata. Tu, tra l'altro, hai avuto modo anche di avvicinare, di incontrare molto da vicino, forse mi direi tu anche di allenarti con Roberta Vinci, o sbaglio? E sì, perché è stata per un breve periodo allo Junior Tennis Milano ad allenarsi e diciamo che più che altro la incontravo quando io uscivo dal campo e lei entrava, quindi mi fermavo un po' a giocare. Non sono riuscita a fare due palleggi con lei, però vabbè, comunque era comunque bello vederla allenarsi, quindi ero contenta di quello. Tra il gioco di Roberta e quello di Francesca, quale preferivi? Ma sono due giocatrici diverse, cioè nel senso Roberta comunque ha proprio un gioco tutto suo con il back di rovescio e quindi non saprei bene perché non mi ci rispecchio né in una né nell'altra. Quindi non so, sono tutte e due grandi giocatrici. Forse ti rivedi più in un gioco tipo Flavia Pennetta, a livello tecnico. Sì, dai. Se dovessimo fare un paragone tra le tre, Sì, diciamo. tra le tre sì. Ok. Ascolta, proviamo ad andare un po' oltre questo periodo. Cosa ti aspetti dal momento in cui si tornerà in campo e si ricomincerà il circuito? Insomma, parlo soprattutto di circuito ITF, quindi per la classifica WTA. Tu hai già vinto due tornei, 15.000 dollari, quindi insomma sei già rodata a questo livello. Che tipo di aspettative hai? Sperando poi che si possa ricominciare in fretta. Ma sicuramente prima di tutto cercherò di prepararmi al meglio in breve tempo e poi di ricominciare al più presto i tornei, sia di comunque di migliorare la mia classifica juniores che quella WTA, penso. Poi è tutto in base alla programmazione che non è ancora stabilita, ripeto, però diciamo che gli obiettivi sono quelli di comunque crescere, migliorare, che comunque ho ancora 16 anni, e diciamo di darmi anche una mossa, perché comunque a 16 anni sono juniores, però il mondo comunque professionistico è lì. Comunque ho iniziato a scalare un po' di classifica WTA e vorrei continuare. Senti, tra le tue coetanee o appena più grandi che magari hanno già fatto qualche esperienza nel tour maggiore, penso alla Gauff, anche ad altre giocatrici appena più grandi di te, c'è qualcuna che hai magari affrontato nel circuito di juniores e qualcuna che ti aveva già impressionato tempo fa, magari di cui diciamo non ti ha sorpreso l'esplosione? Allora, affrontato nessuna, però tipo avevo visto la Gauff a Tarb, le Petit As al torneo Sì. Under 14, in cui mi ricordo bene che aveva fatto semifinale, che tra l'altro aveva perso dalla stessa con cui avevo perso io. Niente, sì, mi aveva stupito perché comunque, essendo la 2004, era già comunque aveva un gran bel fisico, era davvero brava, cioè come
Era veramente una bella giocatrice, quindi già lì stupiva. E poi ha fatto quel che ha fatto, quindi bravissimo. Senti, quanto è importante avere in famiglia dei riferimenti come Ugo, tuo padre, ma anche come tua sorella, insomma, che è stata un'ottima giocatrice ed è tuttora un'ottima seconda categoria? Allora, mio padre, appunto, io sono nata con la passione per il tennis in casa, quindi ho sempre giocato a questo sport seguendo appunto le orme di mio papà e di mia sorella. E quindi questo mi ha aiutato tanto. E mia sorella, appunto, adesso è in un college grazie al tennis e mio papà comunque ha aperto una bellissima accademia, quindi diciamo che il tennis è stata parte della loro vita e lo è tuttora, e quindi questo mi aiuta a crescere in un ambiente veramente bello, comunque sano. Ci sono delle immagini, delle foto dei derby con Giorgia, in particolare di un Open, credo. Forse aveva vinto lei, se non sbaglio. Due volte, ok. Una era l'Open di Sanremo e l'altra era l'Open di forse Limone sul Garda, non mi ricordo bene, qualcosa del genere. E sì, ha sempre vinto lei. L'ultima partita risale a quanto tempo fa? Non so, sarà più di 3 anni fa. 3 anni fa, ok. Forse anche di più. 3, no, penso 3. Sì, okay. 3 anni fa. Cos'è che hai preso da Giorgia? Se hai preso qualcosa vedendola giocare, magari da piccola, qualcosa anche che tecnicamente le invidi, magari? Ma sinceramente non lo so. Cioè, abbiamo proprio due giochi diversi. Due giochi diversi. E okay. Anche mancina, quindi. Ok. Ascolta, invece un tuo modello nel tour, femminile o anche maschile, se vuoi fare qualche riferimento? Ma mi piace molto, ad esempio, la Svitolina e Djokovic. Però comunque io diciamo che non mi piace seguire tantissimo il tennis in TV. Cioè, dipende dai tornei e dalle partite. Però diciamo okay. che seguo un po' più loro due. E poi ovviamente gli italiani, tutti. Djokovic? È il mio preferito. Fognini è il tuo preferito? Sì, okay. Sì, assolutamente. Senti, Djokovic tra l'altro ha appena fatto una donazione molto importante per l'ospedale di Bergamo e insomma si è dimostrato, oltre che un campione, anche una persona di grande valore. Insomma, hai avuto modo di conoscerlo in qualche modo, in qualche situazione? No, non ancora. Da vicino più volte, però no. Ok, quindi è un ulteriore stimolo magari per tornare sul circuito, provare a conoscerlo. Senti, si sta parlando ultimamente della possibilità, quando ci lasceranno uscire, quindi quando si potrà ricominciare, di un circuito italiano, magari i tornei Open, per riprendere un po' il ritmo prima che riapra il circuito internazionale ITF WTA. Tu cosa ne pensi e saresti interessata a giocare un torneo Open in questo momento per riprendere il ritmo? Sì, assolutamente. Cioè, davvero, anche per comunque per riprendere piano piano, penso che sono delle buone partite assolutamente da giocare. Ok. Senti, andiamo un po' più avanti. Un sogno, qualcosa che è nella tua testa come un obiettivo anche di lungo termine, non importa, però qualcosa che sogni quando vai a letto, un torneo, un qualcosa di particolare. Ma diciamo che un torneo in particolare non ce l'ho, però davvero il mio sogno è proprio quello di diventare una giocatrice professionista, cioè di entrare proprio tra le prime al mondo, e diciamo che è quello. Prima al mondo cosa significa? Top 100, top 50, top 10? Top 50, poi se si va ancora più giù è meglio. Diciamo che se si parla di sogno si deve comunque vedere in grande, quindi top 50 sì.
Ok, quindi il torneo diciamo che non ti sbilanci, non ne hai uno in particolare. No, in particolare no. Ok. Va bene, qualche consiglio di tuo padre in questi giorni così particolari, insomma, di stop? Ma di comunque rimanere attiva e di fare comunque le mie cosine a casa, le mie routine, e così almeno comunque quando rientro in campo ci metto un po' di meno a riprendere, e poi di comunque di riposarmi, di curarmi, di pensare un po' a me stessa, di fare appunto anche di pensare non solo al tennis, ma anche allo studio, ad altre cose, quindi sono questi. Comunque di star tranquilla adesso. Ok, ti faccio l'ultima domanda. So che Giorgia, abbiamo parlato prima di Giorgia, è anche un po' la tua social media manager, o almeno era, nel senso che era più lei la parte social della famiglia. È ancora così oppure ti sei No, convertita? adesso non più, anche perché lei comunque vivendo vicino a Miami, a Boca Raton, e siamo lontani, quindi abbiamo anche orari diversi, quindi no, non più. Però adesso Ok. è qui a casa con me, dai. Almeno ci facciamo un po' di compagnia in questa quarantena.